Ciao carissimi oscuri, ben ritrovati. Siamo al santuario, dobbiamo parlare con Nazir per ricevere i nostri primi contratti di sangue. Questa è un'operazione molto semplice e poi partiremo appunto con la nostra prima e vera Purtroppo uccisione. Non ho ancora un contratto principale per te. Non importa, me lo darai dopo. Ancora. Ecco l'allegra combricola di mascalzoncelli. Va bene. Vediamo come si divertono. Oh, ma che giovine bella e graziosa. Vuole questo tesoro un dolcetto? Sì, magari del cioccolato? Oh sì, grazie, gentile signore. Mamma e papà mi hanno lasciato sola e ho tanta fame. Conosco una scorciatoia per la bottega di dolciumi che passa da questo vicolo. Oh sì, va bene. Molto bene. Oh, ma è molto buio qui. E tu sei così bella, un sorriso così adorabile. E quei denti. No! Ah! A me la finta bambina Babette non mi piace per niente, cioè non mi fa ridere per niente. Festus, com'è finito poi quell'ultimo contratto? Oh sì, per favore, vecchio, incantaci con i tuoi racconti. Vai, zio Festus. Ah, il giovane stolto, sempre a prendersi gioco del brillante esperto. Sappiate che il mio contratto si è concluso molto bene. Ho sperimentato un nuovo incantesimo, una cosa cui lavoravo da un po' nel tempo libero. Sono arrivato a tanto così dal rivoltare quel sacerdote, un vero macello. E il tuo ultimo, Arnbjörn? Mi pare si trattasse di un Khajiit. Ex compagno? Oh, un grosso cagnone che insegue un tenero micetto. Adorabile. Non sono adorabile, non è stato divertente e non era un mercante. Era un monaco Khajiit, maestro dello stile della zanna sussurrante. Mamma mia. Ma ora è morto e io ho una nuova cinta. Che ve ne pare di questo gruppo di giovincelli? Come se fossero un gruppo di amici che si ritrova al lunedì al bar dello sport a parlare di com'è andata la partita il giorno prima. Oppure seduti al tavolo mentre giocano scopa a parlare di donne. Tornando a noi, prima di parlare con Nazir, andiamo qui, che non è meno importante. Prosciugamarchio della morte. E non solo. Prosciuga vitalità. Vediamo. Tra l'altro è ora che inizio ad ottenere qualche altro urlo, eh? Prosciuga un punto di salute al secondo per 20 secondi. Prosciuga un punto di magica al secondo per 20 secondi. Prosciuga un punto di, continuo io, facile, al vigore al secondo per 20 secondi. E poi questo, la tua potenza vocale simile a panico tra i nemici, indebolendone il livello di armatura e forza vitale. Avevamo già uccidi e ora impariamo prosciuga. Faccio questo. Per ora ho soltanto un'anima di drago. Ok. E ora andiamo dal nostro datore di lavoro. E così sei il nuovo membro della nostra particolare famiglia. Particolare indubbiamente. Ho sentito parlare parecchio di te. Ne sentirai parlare ancora, te lo assicuro. Oh. Pertinente. Ti do 3 giorni prima di sbagliare e farti sgozzare da qualcuno. Ma Calmino. Chissà, non sarebbe la prima volta che mi sbaglio. Ecco, già così mi piaci di più. Allora, Astrid dice che hai del lavoro per me. Ah sì? Ebbene, a quanto pare ci sono un po' di contratti in sospeso che ancora non abbiamo avuto la possibilità di completare e altri che si presentano di quando in quando. Te li assegnerò man mano che giungono, da completare a tuo piacimento. Sembra abbastanza easy. Infatti, a dire il vero non si tratta di uccisioni particolarmente clamorose. E ovviamente non pagano molto, ma ti terranno in allenamento. Occupatene a tempo perso. Non esiste un limite di tempo, i bersagli non andranno da nessuna tempo parte. Perso. Puoi incassarli uno alla volta man mano che li completi o
incassare l'intero gruppo quando tutti i bersagli sono stati eliminati. Come preferisci? Il datore di lavoro, appunto, che ci spiega le nostre mansioni il primo giorno. Vediamo intanto, impariamo a conoscere qualche personaggio. Dimmi di te. Che dire, sono un Redguard. Beh, questo come si sicuramente vede. Avrai notato. Certo. Ma non come la maggior parte dei miei simili che si trova a Skyrim. Questo è sicuro. Altrettanto vero. Sono un figlio di Hammerfell, nato dalle sabbie dei potenti Alikir. Nell'immenso deserto, il sangue è una tonalità cremisi difficile da descrivere. Bella frase. Il mio passato è tormentato e non del tutto onorevole. Ma la confraternita oscura mi ha salvato da me stesso e non mi sono mai voltato indietro. Siamo pronti, ragazzi, per la prima serie, che poi non è detto che tutta la serie andrà in porto. Vabbè, vi dirò dopo. Bene, diamoci da fare. Al momento ne ho tre disponibili. I tuoi bersagli sono il mendicante Narfi, conosco bene, un espresatore di nome Ennodius Papius, non conosco, e Baitild, conosco, un capo minatore. Quando li avrai completati tutti, vedremo se ne avrò altri. Di Narfi. E parlami di Narfi, anche se lo conosco bene, ma facciamo finta che non lo conosco. È un mendicante sventurato che dimora in qualche rovina nei pressi del villaggio di Ivarstead. Semplice, perfino per te. Parlami di Baitild. Si è separata dal marito parecchi mesi fa. Ora gestiscono entrambi due attività minerarie rivali. Baitild è arrabbiata e disperata. È una guerriera. E lui, che invece non lo ricordo, sinceramente. Vive nei pressi della segheria di Anga, nel bosco. Prima era lui il fresatore. Ora invece è soltanto uno squilibrato recluso convinto che qualcuno voglia ucciderlo. E ha ragione. Io vado con Narfi. È lui, la mia prima vittima. Poi magari vi spiegherò anche il perché. No, anzi, vi spiegherò anche il perché. Narfi è lì, in ciò che rimane della sua vecchia casa, questa catapecchia. E devo dire che, considerando la sua misera e tristissima anche esistenza, probabilmente gli facciamo quasi un favore ad ammazzarlo. Chi sei? Cosa vuoi? Mi dispiace, Narfi, ma la tua patetica esistenza termina qui. Oh no, ti prego, non ho mai fatto male a nessuno. Il vecchio Narfi vuole solo essere lasciato in pace. Aiutatemi, ti prego! Dovrò rimandare la spedizzata! Dove diavolo vai? Dove diavolo vai? Come era da aspettarsi, non c'è nulla che può interessarci nel suo corpo. E io torno al santuario. In realtà, cari ragazzi miei, non avremo bisogno di portare a termine tutti e tre i contratti per far evolvere l'intreccio della confraternita. Ne basterà uno. Anzi, in realtà non dovremo neanche completarlo. Teoricamente basterà ucciderne uno dei tre senza neanche riscuotere il contratto. Comunque, diciamo, ne basterà completare uno. Ed io è quello che ho fatto e che farò, perché odio, proprio odio con la O maiuscola, uccidere comunque personaggi, se posso farne a meno, visto che tra l'altro non mi hanno neanche fatto nulla. E ho scelto Narfi per un motivo: avevo completato con lui un obiettivo vario, insomma una piccola quest a lui relativa. È un personaggio disperato per la perdita della sorella e quindi diciamo che a mio parere la vedo in questo modo: è andato a trovare la sorella in un posto migliore. Sì, la voglio mettere così, in questo, su questo piano. Ma la madre notte è la madre di tutti! È la sua voce che seguiamo, il suo volere!
Oseresti rischiare di disobbedirle? E certamente di essere punito. Continua a parlare, piccolo uomo. Poi vediamo chi verrà punito. Oh, dacci un taglio, inutile leccapiedi. Costui è reduce da un lungo viaggio. Potresti dimostrare maggiore decenza. Signor Cicero, sono lieto che tu e la Madre Notte siate arrivati. La tua presenza qui è segno di un apprezzabile ritorno alla tradizione. Oh, che stregone saggio e gentile che sei! Di certo ti guadagnerai il favore della nostra signora. Naturalmente tu e la Madre Notte siete i benvenuti, Cicero. Tu sarai trattato con il rispetto dovuto alla tua carica di guardiano. Capito, marito? Oh, sì, sì, sì! Grazie, grazie, grazie! Ma non fare errori. Sono io la guida di questo santuario. La mia parola è legge. È chiaro il concetto? Oh, sì, padrona! Perfetto! Sei tu il capo. Ah, eccoti. Bene, tanto avevo finito di parlare con quel pazzo stordito. Ho volutamente skippato il dialogo con Astrid, perché riguarda la prossima quest della Confraternita, quindi avremo modo di parlarne abbondantemente nel video relativo. Invece ora dialoghiamo con Cicero. Un altro membro della famiglia! Salve! 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 È bello vederti! Il piacere è tutto mio, Cicero. Che educazione! Che gentilezza! Puoi dir forte! Tu piaci a Cicero! Che sono educato! E certo anche alla Madre Notte! Oh, saremo ottimi amici! Ottimi amici! Perché sei venuto sin qui? La cripta della Madre Notte a Braville è stata profanata! La provincia imperiale è sconvolta dalla guerra! Non esiste più un luogo sicuro! Allora Cicero ha portato la Nostra Signora nella sua nuova casa, qui! Questo è l'unico santuario rimasto in tutta Skyrim, capisci? Per esclusione! È stato un onore! Come guardiano... Chi è la Madre Notte? Penso che ormai dovremo saperlo, no? Quindi, quali sono i compiti di un guardiano? Cicero si occupa del corpo della Nostra Signora. Lo olia, lo protegge, lo tiene al sicuro. Fa in modo che nessuno profani la bara della nostra matrona. Che pazzo. Parlami di te, va? Io? Oh, Cicero è solo il guardiano. E che guardiano? Io custodisco. Io vado alla nostra matrona. E capisci? Che matrona? La Madre Notte. La tengo pulita, protetta e felice. Ma io non sono l'uditore. Oh no. Questo ci interessa, non ragazzi. Non c'è nessun uditore. Non ancora. Ma un giorno, prego che arrivi per sentirla dire le parole. Che diamine è un uditore? Oh, l'uditore è l'unica persona a cui si rivolge la Madre Notte. È l'onore più grande a cui può aspirare un membro della Confraternita Oscura. Naturalmente la Nostra Signora è morta, dunque non parla attraverso le parole, dal momento che le sue labbra sono marce. Parla nella testa dell'uditore, è più intimo. Se vogliamo. Ah, ma da molti anni manca un uditore. La Nostra Signora non ha scelto Cicero, e di certo neanche Astrid, né nessun altro, ma... Un giorno, un chissà. Giorno Un momento, aspetta! Io ti conosco. Sì, sì, sì! La strada! Cicero non dimentica mai un volto. Nemmeno io. Tu sei l'uomo del carro, caro mio. Quello che stava trasportando sua madre, si fa per dire. Sono io?
Ma non è semplicemente mia madre. Nostra madre. La madre notte. Oh, sì. La madre di tutti noi. E tu mi hai aiutato. Hai aiutato il povero Cicero. Hai parlato con Loreius. Gli hai fatto riparare la mia ruota. Oh, mi hai reso felice. Ma di certo hai reso felice anche la madre notte. E nostra madre non dimentica mai nulla. Questo è il dialogo esclusivo. Il resto è tutto invariato. Io vado assolutamente matto per questo genere di cose, insomma per tutto ciò che è esclusivo, per tutto ciò che so di aver ottenuto dopo aver scoperto una determinata situazione, un evento, quello che sia. Insomma, tutto ciò che è ottenibile solo in un determinato modo. Anche un semplice dialogo di tre battute, come quello che abbiamo appena ascoltato. Ora possiamo andare a concludere il nostro contratto, ricevere insomma la nostra ricompensa da Nazir. Con sorella, verrà su di morte, compare. Addirittura. Ti do il benvenuto. Grazie, Narfi è morto. Congratulazioni. Hai assassinato un mendicante e maciato a sangue freddo. Sei veramente un temibile rivale. Ecco la tua ricompensa. Era una persona assai sofferente, a mio avviso. Dunque, 600 settimi, ce li siamo guadagnati. Sentiamo un po' lui che ne pensa del buon Cicero. Non mi piacciono mimi, menestrelli, attori, acrobati, giocolieri. Qualcun altro? I trovatori. I flautisti mi danno il mal di testa. In particolar modo odio i giullari. Di regola non impazzisco per i cadaveri delle vecchie. Per la madre notte farò un'eccezione. Ma Astrid è l'unica padrona che servo. I cadaveri delle vecchie. Tra l'altro, se proviamo a parlare con tutti i vari componenti della confraternita riguardo al giullare, ci sono pareri davvero contrastanti. Buona caccia! Qui da Santuario, per oggi è proprio tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo alla prossima. Bye bye! Il buon Cicero non permetterà a nessuno di farvi del male, dolce madre. Mai. E per sempre.